Buongiorno, buongiorno ragazzi, interisti e nonno, buongiorno da Rolanda. Come siamo? Com'è? Posto? Dopo la partita di ieri, Inter KO con il Villarreal, eccetera, eccetera. Ragazzi, io mi impanicherò quando comincerà il campionato e l'Inter farà questi risultati, quando perderà 2 a 4 in campionato. Fino a quel momento non c'è bisogno di impanicarsi. Certo, non ci sono buoni segnali, non abbiamo visto un Inter spumeggiante, diciamo, ma si stanno sentendo e leggendo troppe, troppe, troppe cose negative, troppi commenti negativi, troppo disfattismo. Calma, calma, si vede che siamo molto indietro con la preparazione, che molti giocatori sono ancora pesanti, che la squadra era molto slegata nei reparti ieri. Qualche buon segnale, come hanno detto anche altri, non tutti, perché c'è chi critica anche quelle poche cose buone, le ha criticate comunque. Gosens, ottima partita, non è Perisic, lo sappiamo, ma potrà dare il suo contributo. Certo, Perisic era uno che difendeva di più, saltava di più l'uomo e metteva qualche palla in più al centro, ma Gosens è uno che si fa trovare sempre lì in fondo, arriva sulla palla, sui cambi fascia fascia, che è qualcosa che l'anno scorso Perisic e Dumfries ha funzionato, diciamo. Ma Gosens può fare meglio di Perisic, può fare più gol sicuramente, e potrà fare anche un bel numero di assist. Dipende sempre da come gioca il gruppo, come la squadra si muove, perché essendo un esterno ha bisogno di chi si infila, dell'altro esterno che entra, dei centrali che si fanno trovare uno al primo, al secondo palo, uno si sposta indietro. Questo dipende tutto dai movimenti di squadra e anche come potrà ricevere queste palle, perché Gosens è uno che va in velocità e riceve palla sotto, non è come Perisic che se la viene a prendere un po' giù. Quindi, ma è stata una buona partita di Gosens, possiamo dire, cioè tra tutti è stato uno dei migliori. Sì, su Handanovic va bene, ho sentito tante critiche, io non sono uno a cui piace tanto criticare, però già da un po' di tempo Handanovic, lo sappiamo tutti, non sta fornendo le prestazioni che forniva un paio d'anni fa, 3 anni fa, alla sua età, ma a parte l'età, perché l'età in questi casi conta e non è un 42enne. Sta calando, sta proprio evidentemente calando. Alcuni tiri erano parabilissimi, probabilmente pure io li prendevo. Ma stiamo anche lì calmi. Speriamo piuttosto che Inzaghi riesca a inserire Onana da subito, piano piano, perché sembra che lo voglia far giocare un po' meno di Handanovic, che Handanovic resterà sempre titolare e Onana sarà, almeno inizialmente, sarà la panchina. Farà la panchina Handanovic. Il che non è una cosa, diciamo, cattiva, ma con un Handanovic in queste condizioni io Onana lo butterei dentro. Io, come sento e leggo, non solo io. Nel frattempo continuano i dissing tra Aramco, adesso c'è anche, non so come mai, ma il clan interista, che è un canale che io ho sempre seguito, Chris, che con Barzagli si stanno un pochino pizzicando, ma va bene, questi sono i dissing di YouTube, li conosciamo tutti. Qualche parolina ancora sui fenomeni Aramco PIF e i PDF esistenti ma interpretabili. Io posso dirvi una cosa, che forse, quasi sicuramente, invece, al contrario di come si dice, Suning resta fino al prossimo anno. Non sarà obbligato a cedere entro quest'anno, quindi molto probabilmente resterà ancora quest'anno e forse pure il prossimo anno, entro fine 2023 probabilmente cederà. Questo è un forse, probabilmente, perché le cose, come dico sempre, sono in divenire, nessuno può sapere cosa succederà fra 2 mesi, ma queste sono, diciamo, i movimenti e le intenzioni che ci sono in società, da quello che ho sentito io. Poi, quindi ragazzi, Aramco, PIF, Oaktree, calma, pensiamo al campionato, che è la cosa più importante, è vedere come si gioca, e il campo è quello che ci piace a noi tifosi, è vederci le partite, non leggere i PDF e le altre cagate varie. Quindi pensiamo e concentriamoci bene sul campionato, che fra una settimana, meno di una settimana, già avremo giocato la prima partita. Sabato, dovrebbe essere sabato pomeriggio, se non sbaglio, alle 6:30.
Il Lecce non è il Villarreal, Villarreal, chiamatelo come volete. Sicuramente Villarreal è una squadra a livello dell'Inter nel suo campionato, e in generale probabilmente potrebbe anche essere un gradino su giocando in Spagna e avendo competitività molto più alta rispetto alla nostra. Ma ragazzi, calcio di agosto, va bene, una settimana dal campionato, preoccupiamoci, sì, preoccupiamoci, tutti ci dobbiamo preoccupare, soprattutto i ragazzi e il mister. E con questa preoccupazione facciamo forza, facciamoci forza e andiamo testa bassa e a tutta birra per la prima di campionato. Ci sarà Lecce Spezia e poi avremo la Lazio. Lì sarà un ottimo test, ma le prime due vanno vinte, senza se e senza ma, e cercando di prendere meno gol possibili, perché questo è un problema che abbiamo. E ce l'avevamo già con Conte il primo anno, perché ho sentito dire che con Conte non si prendevano gol, si vinceva anche 1-0. Sì, vero, Conte è così, è un giocatore, è un allenatore così, fa giocare così la squadra. Un po' più chiusa, palla lunga a Lukaku, Lukaku spalleggia con gli avversari, cerca una sponda, si gira, fa l'1-2, va in fascia, butta dentro. Ok, quello era il gioco di Conte, l'abbiamo visto tutti, ma se ricordate bene, c'è stato un periodo in cui tutti si lamentavano perché Conte pigliava due gol a partita, due gol a partita, due gol a partita, due gol a partita. Quindi è un qualcosa che sia per modulo, sia per caratteristiche, sia di giocatori che di allenatore, già è successa. Quest'anno, avendo una rosa leggermente diversa, dove ci possono bucare un po' più facilmente, secondo quello che vedo io, dobbiamo stare leggermente più attenti, perché probabilmente ne prendiamo due e non ne riusciamo a fare tre. E la cosa è importante stare un po' più chiusi, cercare di buttare un po' più palla avanti, non cercare di giocarla sempre, giocarla sempre, giocarla sempre dietro, perché è bellissimo fare il gioco da dietro, è una cosa molto bella. Abbiamo visto col Barcellona dal tiki-taka, partivano da Puyol, scendeva Xavi e Iniesta, scendevano in aria a prendersi la palla e cominciavano a farsi i passaggi, arrivavano fino a in porta con Messi. Cioè, quella era un altro tipo di calcio, però con un altro tipo di giocatori tecnici, tutti. Dal portiere all'ultimo attaccante, e lo potevano fare e si sapevano anche muovere molto molto bene facendo il movimento triangolare, quindi palla avanti, palla indietro, palla di lato, palla avanti, che è una cosa che si impara da bambini a scuola calcio. Ma quel Barcellona è stata una cosa particolare, infatti quel tiki-taka non esiste più. Se guardate una squadra, nessuno riesce a fare quel tiki-taka lì. Ho visto una cosa simile l'altra volta nella partita contro la Juve, c'è stato un momento che mi sono fatto due risate, vabbè, ma lasciamo stare. E David, Nati per vincere, ha messo un bel video di 1 minuto e mezzo. Comunque ragazzi, no panic, forza Inter, no ai dissing, Arancini e tutti quanti, pensate all'Inter. Smettete di fare ste live da 3 ore parlando solo di Aramco, Aramco, EPDF, Oaktree, ma se i soldi di Oaktree, Oaktree fa parte di EPDF. Smettiamola che fra una settimana c'è il campionato, ragazzi. Forza Inter, pensiamo a tifare, raga. Ci vediamo. Forza Inter, amala. A presto. Buona domenica.